Guardisti, Andrea Cesari, finita gara 2 QX2, secondo posto, no, terzo posto in gara 1 e secondo posto in gara 2, podio di giornata, secondo posto di giornata. Andrea, ti abbiamo visto attaccare veramente, ti abbiamo visto essere lì primo, secondo e terzo in gara 1 veramente in uno sprazzo di secondi e ti abbiamo visto in gara 2 rimontare e tenere Mattia, un'ottima gara, raccontaci. Sì, gara 1, vabbè, stamattina ho fatto subito il secondo tempo e avevo già visto che comunque eravamo lì perché avevo il distacco di 6 centesimi, quindi era una gara tutta così. La seconda manche invece sono partito abbastanza male, settimo, però nella mischia generale sono riuscito poi a trovarmi terzo, però ho visto che la pista era molto bella, però non era molto facile per il sorpassare, infatti ci siamo trovati tutti lì, tutti e tre attaccati e è finita così. Grandissima gara comunque, sì, no, ricordiamo comunque l'inserimento dei due stranieri della Repubblica Ceca. Eravamo tutti lì, la velocità era quella, mentre la seconda invece sono partiti un po' meglio, terzo, ci ho messo un po' a passare il secondo ragazzo cieco, però una volta più che altro ho spaccato il freno, quindi l'ho passato. Sì, abbiamo visto, avuto un problema. Beh, comunque eri lì che però, stavi lottando. Sì, ho visto che dal distacco che c'era prima, pian piano gliel'ho recuperato, quindi devo arrivare a, io penso, 2 secondini, però fisicamente gli ultimi 2 giri ero molto stanco e andava bene così, Andrea. Andrea, veramente i nostri complimenti, come sempre un campione e un arrivederci alle prossime prove dell'Europeo, dove ricordiamo stai figurando molto bene. Posso fare dei ringraziamenti? Certo che devi. Ringrazio tutti gli sponsor, Omni Competition, IVT, Bene Stefano, lo zio, tutti gli amici che sono venuti a trovarmi, però soprattutto Franco Frattoni. Ti ringrazio Andrea, sei un grande campione, complimenti e un arrivederci all'Italiana a settembre all'Europeo d'estate. Va bene.